Igino Ugo Tarchetti. Un osso di morto. Lascio a chi mi legge l'apprezzamento del fatto inesplicabile che sto per raccontare. Nel 1855, domiciliatomi a Pavia, m'ero dato allo studio del disegno in una scuola privata di quella città e dopo alcuni mesi di soggiorno aveva stretto relazione con un certo Federico M., che era professore di patologia e di clinica per l'insegnamento universitario e che morì di apoplessia fulminante pochi mesi dopo che lo aveva conosciuto. Era un uomo amantissimo delle scienze, della sua in particolare. Aveva virtù e doti di mente non comuni, se non che, come tutti gli anatomisti e i clinici in genere, era scettico, profondamente e inguaribilmente. Lo era per convinzione, né io potei mai indurlo alle mie credenze, per quanto mi vi adoperassi nelle discussioni appassionate e calorose che avevamo ogni giorno a questo riguardo. Non di meno, e piacermi rendere giustizia alla sua memoria, egli si era mostrato sempre tollerante di quelle convinzioni che non erano le sue, ed io e quanti lo conobbero abbiamo serbato la più cara rimembranza di lui. Pochi giorni prima della sua morte, egli mi aveva consigliato ad assistere alle sue lezioni di anatomia, adducendo che ne avrei tratte non poche cognizioni giovevoli alla mia arte del disegno. Acconsentì, benché repugnante, e spinto dalla vanità di parergli meno pauroso che non fossi, lo richiesi di alcune ossa umane che egli mi diede e che io collocai sul caminetto della mia stanza. Con la morte di lui io avevo cessato di frequentare il corso anatomico e più tardi aveva anche desistito dallo studio del disegno. Non di meno aveva conservato ancora per molti anni quelle ossa, che l'abitudine di vederle me le aveva resi quasi indifferenti. E non sono più di pochi mesi che, colto da subite paure, mi risolsi a seppellirle, non trattenendo presso di me che una semplice rotella di ginocchio. Questo ossicino sferico e liscio, che per la sua forma e la sua piccolezza, io aveva destinato fin dal primo istante che l'ebbi a compiere l'ufficio d'un premicarte, non mi richiamava alcuna idea spaventosa e si trovava già collocato da 11 anni sul mio tavolino allorché ne fui privato nel modo inesplicabile che sto per raccontare. Aveva conosciuto a Milano nella scorsa primavera un magnetizzatore assai noto tra gli amatori di spiritismo e aveva fatto istanze per essere ammesso ad una delle sue sedute spiritiche. Ricevetti poco dopo l'invito di recarmivi e vi andai agitato da prevenzioni sì tristi che più volte lungo la via era stato quasi in procinto di rinunciarvi. L'insistenza del mio amor proprio mi aveva spinto mio malgrado. Non starò a discorrere qui delle invocazioni sorprendenti a cui assistetti. Basterà il dire che io fui sì meravigliato delle risposte che ascoltammo da alcuni spiriti e la mia mente fu sì colpita da quei prodigi che, superato ogni timore, concepì il desiderio di chiamarne uno di mia conoscenza e rivolgergli io stesso alcune domande che aveva già meditate e discusse nella mia mente. Manifestata questa volontà, venne introdotto in un gabinetto appartato, ove fui lasciato solo. E poiché l'impazienza e il desiderio di invocare molti spiriti a un tempo mi rendevano titubante sulla scelta, ed era mio disegno di interrogare lo spirito invocato sul destino umano e sulla spiritualità della nostra natura, mi venne in memoria il dottor Federico M., col quale, vivente, avevo avuto delle vive discussioni su questo argomento, e deliberai di chiamarlo. Fatta questa scelta, mi sedetti ad un tavolino, disposi innanzi a me un foglietto di carta, intinsi la penna nel calamaio, mi posi in atteggiamento di scrivere e, concentratomi per quanto era possibile in quel pensiero e raccolta tutta la mia potenza di volizione e direttala a quello scopo, attesi che lo spirito del dottore venisse. Non attesi lungamente. Dopo alcuni minuti di indugio mi accorsi per sensazioni nuove e inesplicabili che io non era più solo nella stanza. Sentì, per così dire, la sua presenza,
e prima che avessi saputo risolvermi a formulare una domanda, la mia mano, agitata e convulsa, mossa come da una forza estranea alla mia volontà, scrisse, me inconsapevole, queste parole. Sono a voi. Mi avete chiamati in un momento in cui delle invocazioni più esigenti mi impedivano di venire. Né potrò trattenermi ora qui, né rispondere alle interrogazioni che avete deliberato di farmi. Non di meno vi ho obbedito per compiacervi e perché aveva bisogno io stesso di voi ed era un gran tempo che cercava il mezzo di mettermi in comunicazione col vostro spirito. Durante la mia vita mortale vi ho dato alcune ossa che aveva sottratto al gabinetto anatomico di Pavia e fra le quali vi era una rotella di ginocchio che ha appartenuto al corpo di un ex inserviente dell'università che si chiamava Pietro Mariani, di cui aveva sezionato arbitrariamente il cadavere. Sono ora 11 anni che gli mette alla tortura il mio spirito per riavere quell'ossicino inconcludente. Necessa di rimproverarmi amaramente quell'atto, di minacciarmi e di insistere per la restituzione della sua rotella. Ve ne scongiuro, per la memoria forse non ingrata che avete serbato di me, se voi la conservate tuttora, restituitegliela, scioglietemi da questo debito tormentoso. Io farò venire a voi in questo momento lo spirito del Mariani. Rispondete. Atterrito da quella rivelazione, io risposi che conservava di fatto quella sciagurata rotella e che era felice di poterla restituire al suo proprietario legittimo, che, non essendo altra via, mandasse da me il Mariani. Ciò detto, o dirò meglio pensato, sentì la mia persona come alleggerita, il mio braccio più leggero, la mia mano non più ingranchita come dinanzi, e compresi in una parola che lo spirito del dottore era partito. Stetti allora un altro istante ad attendere. La mia mente era in uno stato di esaltazione impossibile a definirsi. In capo ad alcuni minuti riprovai gli stessi fenomeni di prima, benché meno intensi, e la mia mano, trascinata dalla volontà dello spirito, scrisse queste altre parole. Lo spirito di Pietro Mariani, ex inserviente dell'Università di Pavia, è innanzi a voi e reclama la rotella del suo ginocchio sinistro che ritenete indebitamente da 11 anni. Rispondete. Questo linguaggio era più conciso e più energico di quello del dottore. Io replicai allo spirito: io sono dispostissimo a restituire a Pietro Mariani la rotella del suo ginocchio sinistro e lo prego anzi di perdonare la detenzione illegale. Desidero però di conoscere come potrò effettuare la restituzione che mi è domandata. Allora la mia mano tornò a scrivere: Pietro Mariani, ex inserviente dell'Università di Pavia, verrà a riprendere egli stesso la sua rotella. Quando? Chiesi io atterrito. E la mano vergò istantaneamente una sola parola. Stanotte. Annichilito da quella notizia, coperto di un sudore cadaverico, io mi affrettai ad esclamare, mutando di voce ad un tratto: per carità, vi scongiuro, non vi disturbate, manderò io stesso, vi saranno altri mezzi, meno incomodi. Ma non avevo finito la frase che mi accorsi, per le sensazioni già provate da prima, che lo spirito di Mariani si era allontanato e che non vi era più mezzo ad impedire la sua venuta. È impossibile che io possa rendere qui, con le parole, l'angoscia delle sensazioni che provai in quel momento. Io ero in preda ad un panico spaventoso. Uscii da quella casa mentre gli orologi della città suonavano la mezzanotte. Le vie erano deserte, i lumi delle finestre spenti, le fiamme nei fanali offuscate da un nebbione fitto e pesante. Tutto mi pareva più tetro del solito. Camminai per un pezzo senza sapere dove dirigermi. Un istinto più potente della mia volontà mi allontanava dalla mia abitazione. Ove attingere il coraggio di andarvi? Io avrei dovuto ricevervi in quella notte la visita di uno spettro. Era un'idea da morirne, era una prevenzione troppo terribile. Volle allora il caso che, aggirandomi, non so più per quale via, mi trovassi di fronte a una bettola, su cui vi descritto a caratteri intagliati, in un'impannata, illuminata da una fiamma interna, vini nazionali. Io dissi senz'altro a me stesso: entriamo, vi è meglio così,
E non è un cattivo rimedio. Cercherò nel vino quell'ardimento che non ho più il potere di chiedere alla mia ragione. E cacciatomi in un angolo di una stanzaccia sotterranea, domandai alcune bottiglie di vino che bevetti con avidità, benché repugnante per l'abitudine all'abuso di quel liquore. Ottenni l'effetto che avevo desiderato. Ad ogni bicchiere bevuto il mio timore svaniva sensibilmente, i miei pensieri si dilucidavano, le mie idee parevano riordinarsi, quantunque con disordine nuovo, e a poco, riconquistai talmente il mio coraggio che risi meco stesso del mio terrore, e mi alzai e mi avviai risoluto verso casa. Giunto in stanza, un po' barcollante per troppo vino bevuto, accesi il lume, mi spogliai per metà e mi cacciai a precipizio nel letto, chiusi un occhio e poi un altro, e tentai di addormentarmi. Ma era indarno. Mi sentivo assopito, irrigidito, catalettico, impotente a muovermi. Le coperte mi pesavano addosso e mi avviluppavano e mi investivano come fossero di metallo fuso. E durante quell'assopimento incominciai ad avvedermi che dei fenomeni singolari si compivano intorno a me. Dal lucignolo della candela, che mi pareva avere spento, che era d'altronde una steraica pura, si sollevavano in giro delle spire di fumo, sì fitte e sì nere, che raccogliendosi sotto il soffitto lo nascondevano e assumevano apparenza di una cappa pesante di piombo. L'atmosfera della stanza, divenuta ad un tratto soffocante, era impregnata di un odore simile a quello che esala dalla carne viva brustolita. Le mie orecchie erano assordate da un brontolio incessante, di cui non sapevo indovinare le cause, e la rotella che vedeva lì, tra le mie carte, pareva muoversi e girare sulla superficie del tavolo, come in preda a convulsioni strane e violente. Durai non so quanto tempo in quello stato. Io non potevo distogliere la mia attenzione da quella rotella. I miei sensi, le mie facoltà, le mie idee, tutto era concentrato in quella vista, tutto mi attraeva a lei. Io volevo sollevarmi, discendere dal letto, uscire, ma non mi era possibile. E la mia desolazione era giunta a tal grado che quasi non ebbi a provare alcuno spavento. Allorché, dissipatosi ad un tratto il fumo emanato dal lucignolo della candela, vidi sollevarsi la tenda dell'uscio e comparire il fantasma aspettato. Io non batteva palpebra. Avanzatosi fino alla metà della stanza, si inchinò cortesemente e mi disse: «Io sono Pietro Mariani e vengo a riprendere, come vi ho promesso, la mia rotella». E poiché il terrore mi rendeva esitante a rispondergli, egli continuò con dolcezza: «Perdonerete se ho dovuto disturbarvi nel colmo della notte, in quest'ora. Capisco che là è un'ora incomoda, ma...» «Oh, è nulla», io interruppi, rassicurato da tanta cortesia. «Io vi devo anzi ringraziare della vostra visita. Io mi terrò sempre onorato di ricevervi nella mia casa». «Ve ne son grato», disse lo spettro, «ma desidero ad ogni modo giustificarmi dell'insistenza con cui ho reclamato la mia rotella, sia presso di voi, sia presso l'egregio dottore dal quale l'avete ricevuta. Osservate». E così dicendo sollevò un lembo del lenzuolo bianco in cui era avviluppato, e mostrandomi lo stinco della gamba sinistra legato al femore per mancanza della rotella, con un nastro nero passato 2 o 3 volte nell'apertura della fibula, fece alcuni passi per la stanza, onde farmi conoscere che l'assenza di quell'osso gli impediva di camminare liberamente. «Tolga il cielo», io dissi allora con accento di uomo mortificato, «che il degno ex inserviente dell'Università di Pavia abbia a rimanere zoppicante per mia causa. Ecco la vostra rotella, là, sul tavolino, prendetela e accomodatela come potete al vostro ginocchio». Lo spettro si inchinò per la seconda volta in atto di ringraziamento, si slegò il nastro che gli congiungeva il femore allo stinco, lo posò sul tavolino e, presa la rotella, incominciò ad adattarla alla gamba. «Che notizie recate dall'altro mondo?» io chiesi allora, vedendo che la conversazione languiva durante quella sua occupazione. Ma egli non rispose alla mia domanda ed esclamò con aspetto attristato:
Questa rotella è alquanto deteriorata, non ne avete fatto un buon uso. Non credo, io dissi. Ma forse che le altre vostre ossa sono più solide? Egli tacque ancora, si inchinò per la terza volta per salutarmi e quando fu sulla soglia dell'uscio rispose chiudendo l'imposta dietro di sé: «Sentite se le altre mie ossa non sono più solide!» E pronunciando queste parole percosse il pavimento col piede con tanta violenza che le pareti ne tremarono tutte e a quel rumore mi scossi e mi svegliai. E appena desto intesi che era la portinaia che picchiava all'uscio e diceva: «Sono io, si alzi, mi venga ad aprire!» «Mio Dio!» esclamai allora fregandomi gli occhi col rovescio della mano. Era dunque un sogno, nient'altro che un sogno. Che spavento! Sia lodato il cielo! Ma quale insensatezza, credere allo spiritismo, ai fantasmi! E infilzati in fretta i calzoni, corsi ad aprire l'uscio, e poiché il freddo mi consigliava a rincacciarmi sotto le coltre, mi avvicinai al tavolino per posarvi la lettera sotto il premicarte. Ma quale fu il mio terrore quando vi vidi sparita la rotella e al suo posto trovai il nastro nero che vi aveva lasciato Pietro Mariani.